In una calda giornata del 1933, allietata da un sole estivo, nasceva Donato. In una piccola casa sugli scali delle Barchette, nel rione della Venezia, nel cuore della Tura, proprio accanto alla spiaggia arenosa dove vivevano i navicelli. Donato visse i suoi primi anni e puppò, come dicevano i vecchi del quartiere, l'aria sarsa e catramosa e i refoli del libeccio che si infiltravano nelle stradine e sull'acqua dei fossi di quel rione situato nell'Angiporto. Introduce! Ci condurrà! Verso i traguardi più ambiti! Verso i camerati nazisti! Ci aiuteranno a far divenire questa nostra nazione possente! Bravo! Ma guardate quelle seme come applaudono! Ma Bruna, loro saranno le future imperatrici! Italia! L'Italia è destinata a divenire un popolo con le palle! Solamente l'inizio! Il nostro più grande potere. Gli altri popoli aspettano la nostra grande civiltà e noi la perderemo! Noi saremo... Non staremo mai dalla loro parte. Nemmeno morti. Superiore che guiderà intero mondo! La voce! Ma vai a fanculo, vai. Ah, sei sempre qui. E bevi di mattinata. Ma cos'è successo? Mi hanno licenziato. Come? Licenziato? Un'altra volta? È nova. Se vanno solamente a bere e a far figlioliti. Poi loro se la pigliano con te per la politica, eh? Sì, ma questa volta mi ci trovano. Vedrai che mi ci trovano sorta. Troverò un altro lavoro. Ma certo, un altro lavoro, come no? Come quest'anno. Un lavoro di 2 giorni da guadagnare 2 lire e poi 10 giorni a bere. Ma stavolta ci parlo io, sai, con quei gradassi. E voglio vedere se non ti trovano da lavorare stavolta, voglio proprio vedere. E te muoviti e vieni a casa che ci sono tuoi figlioli che ti aspettano. Andiamo. No. Sì. Ah, certo, bellezza, amore, ti piaccio, sì, mi piaci, io ti amo, ti voglio bene, ti bacio, baci, baci, baci. Oh, oh beneficenza, amore, eccellenza, è un basso. Ma levatene uno, levati. A noi? A me è una sega, a noi. Il mio marito ha perso il lavoro, io non so come dare da mangiare ai miei figlioli, e voi mi venite a rompere le scatole con questo a noi. A me mi pare di morto, ma di morto a voi. Ma cosa dite, donna? Dico che avevate promesso tante cose. Il lavoro, eh sì, perché l'impero, la Somalia, la Abissinia, Sai cosa me ne frega a me dei Mori, ce l'ho già in piazza. Io voglio un lavoro per mio marito. La settimana prossima sarò io a Roma. E vi introdurrò, donna, vi introdurrò. Ci sarò. Vedremo, vedremo. Fatemi certo. Il nostro professor Balma ha già provveduto a 25 tesi. Sulla dottrina della Chiesa Nazionale Tedesca. Già. Io voglio però mantenere buoni rapporti col Vaticano e non auspico a breve una Chiesa cristiana unica nazionale tedesca in Italia. C'è poi la questione ebrea. Sarà necessario abolire il Vecchio Testamento, in quanto ebreo. Il Führer vuole risolvere questa questione. Il prima possibile. Beh, ne sto occupando io. Una madre di famiglia è sempre un'italiana vera. Luce, io sono italiana, ma anche mamma di 5 figlioli che hanno una fame dal lupo e che si mangerebbero anche la scodella. Bene, veri maschi per la patria. No, Luce, maschi e femmine. Per me i figlioli sono tutti uguali, non so se l'ha presa. Maschi sì,
Ma non so quanto potranno essere utili per la patria se continuano a patire questa fame qui. Oduce, qui si va in Somalia, si va a sfamare i somali. Io non ce l'ho con loro, intendiamoci. Ma noi qui si patisce la fame vera, quella che fa bene i buchi nello stomaco. Tornate a casa. Vostro marito avrà nel giro di un paio di giorni il suo lavoro. Andate fiera dei vostri figli. Date a questa madre di famiglia tutto ciò che le occorre. E fatela viaggiare in carrozza di prima classe. Andate ora. E ricordate, viva l'Italia, sempre. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Dal Gabbro, paese fra Pisa e Livorno, dove eravamo scappati dopo il primo bombardamento che aveva distrutto gran parte della nostra città, si era sfollati a Matelica, un paesino nelle Marche dove faceva un freddo così buggerone che il naso diventava rosso come un pomodoro maturo. Donato, Donato, ascoltami. Io lo devo dire a lui perché è più grande. Ascolta, Donato, stasera bisogna andare a Squincili, eh? I partigiani ci avranno da liberare una ventina di prigionieri russi. Dobbiamo andare lì. E te che conosci Metallica come le tue tasche, che andrai avanti in un centinaio di metri. Andiamo, mica, e dovrai essere attento. È troppo pericoloso, meglio abbandonare. Sì, andiamo. Ma fermi. Fermi. Devono essere tedeschi. Sa che hai ragione. Lascia, andiamoci. No, no, fermi. Ve l'avevo detto, sono loro, sono loro. Ma dovevano venire da questa parte? Sono loro! Presto, voi! Andate a avvisare Pisa, che sono arrivati! Andiamo! Sono arrivato! Gino, Rolando, e ciò, sta attenti! Ti pigliano, non si danno nemmeno il tempo di dibai, hai capito, Donato? Hai capito? Andiamo! Veloce! Partirà il primo gruppo. Dopo mezz'ora si è affilato tutto liscio. Partirà anche il secondo. Bene. Adesso andiamo a dormire. Bene. Abbiamo 2 ore di sonno. Ragazzi, perché dormiamo? Dai. Dobbiamo passare da noi per arrivare qui a lì. Jauschen blagodavim, vanzato sto vi spasate, jimmaim soldatam. Io miei soldati. Grazie. Andiamo. Pampanina aveva attirato su di sé i tedeschi scappando, salvando così tutti gli altri. Durante quelle pericolose azioni partigiane molti russi furono portati in salvo, ma altri purtroppo uccisi. E dei nostri molti furono fucilati o barbaramente torturati.
Nascondi, nascondi, Marco. Una sera io e mio fratello Enio ci si andò a rimpiattare nella bettola, dove di solito il generale testa pelata delle SS si riuniva coi fascisti e nazisti. Tutte le sere sotto quel fanale, presso la caserma, ti sto ad aspettare, anche stasera. Con te, Lili Marlene. Con te, Lili Marlene. Tre mesi dopo, ai piedi del Monte Camerino, zio Tonino morì impiccato dai nazisti. Passò quasi un mese tra alterne drammatiche vicende mangerecce e tanta nostalgia di mamma e babbo. Si venne a sapere che Bruna, detta la Sciuscia, era miseramente morta, sotterrata ancora viva, perché da sola aveva coraggiosamente affrontato i militari nazisti per liberare i prigionieri, anche se però non fu mai più ritrovata. Si sofferse anche un po' di fame. Poi il buon vecchio Pinerone cominciò a invitarci a mangiare e a giocare a casa sua. Io, che avevo una smisurata fiducia in mamma, tenni testa che ormai la dava per morta, e lei una sera apparve in fondo alla stradina. L'hanno portata in Germania. Era meglio se fossero morti. Alceste morì ad Auschwitz, Gino a Bergen-Belsen. Babbo e Rolando ritornarono, ma in che stato ridotti. Vino, mattane, e non furono più buoni a fare una vita normale. Niente lavoro, ubriachi dalla mattina alla sera. Babbo buono solo a fabbricare i figlioli, e ne fece fare altri tre a mamma dopo i cinque, prima che lei venisse un colpo, e costretta a dover vivere su una sedia a rotelle, per 9 anni. Prima di morire.